Benvenuti alla rassegna stampa della settimana 31. Questa rassegna andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle mie capacità mentali. Questa settimana, di tanti anni fa, 10 giugno, cioè la prossima, morto Perón, è morto Perón. Un articolo sopra le mani di Perón spettano giustizia perché, non so se lo sapete, a Perón sono andati nel cimitero della Recoleta, che ho fatto vedere quando stavamo a Buenos Aires, hanno aperto la tomba, gli hanno tagliato le mani e queste mani sono sparite. L'articolo è interessante perché parla di Perón come il leader más grande del Latino America. Cioè, un articolo veramente triste. Spesso si parla di unioni omosessuali. Qui vediamo. Oh, Piñera de come caspita si dice? Augura un successo alla squadra del Cile e il Cile ovviamente perde. Piñera porta sfiga, questa è l'opinione che mi sono fatto io. Ha pagato 200 pesos per essere lasciato libero, ha pagato a un giudice 200 pesos, quello ha detto no, va bene, perfetto, è libero. Incredibile, sai, ha rubato, magari ha rubato per più di 200 pesos. Nuova tecnologia per fare i test con i controlli dell'alcol. Ovviamente la tecnologia sono dei test alcolemici. Questo è geniale, questo è qualcosa di geniale. Però insomma, qui si parla di altri giardini maternali come asili nido, asili municipali, perché questa è una piaga, cioè piaga. Molte mamme sono single. Si parla di un museo. Oh, ecco. Vabbè. Hanno messo in. Ma non so parlare in italiano, cazzo. Hanno messo in carcere l'ex ragazzo di una studentessa decollata. Gli hanno staccato. Vabbè, decollata. Questo qui hanno trovato delle tracce di sangue sui suoi vestiti proprio oggi, quindi non c'è niente da fare. Queste tracce di sangue sono di persona umana. Arrestano una famiglia di falsi poliziotti. Queste 9 persone facevano finta di essere poliziotti, questi qua. Geniali, geniali. La polizia insiste che è stato un accidente. È stato un incidente. La morte del Diego Bonefoi. Sempre in Bariloce, 10 giorni fa, si parla sempre della stessa cosa, insomma. La Chiesa dice che le unioni omosessuali non sono un tema principale, propone uno sforzo per migliorare l'educazione, la povertà, e intanto si sono casati altri 2 uomini e sono 8 le coppie finora. Qui solo per dire Malvinas, io non dico niente, forse Malvinas. Profanano 70 tombe nel cimitero di Rio Gallegos. Hanno rubato cose di bronzo, placche di bronzo, oggetti di valore, insomma, i familiari hanno chiesto più sicurezza. Oh, potevano ucciderli. Se ne è uscito uno, poi l'hanno messo in un carcere psichiatrico. Si sono fermati gli autisti di larga distanza in Santa Cruz, anche perché le larghe distanze abbiamo fatto l'altra settimana, questa settimana, e sono veramente larghe distanze, insomma, cioè sono una cosa incredibile. In Argentina i ragazzi arrivano solo al secondo, terzo anno di secondaria, che sarebbero le superiori. C'è un incremento di uso di borse riutilizzabili. Cumbia rock locale per la festa dell'indipendenza il 9 luglio. Questa non so chi sia, cioè questa è una, insomma. A me mi hanno invitato e quindi potrei andarci il 9 di luglio e suona il fratello di una futura amica mia. Oggi non so che giorno era, giovedì 1 giugno, luglio, Pamela Anderson fa gli anni. Allora, questo articolo può essere una stronzata, Pamela Anderson, sì, Incredibile, io me lo so letto tutto, una cosa triste.
Fa tutta la storia di Pamela Anderson senza dire tette, tette rifatte, film porno, Playboy e niente. Si desnuda solo per la campagna pubblicitaria della PETA. È una cosa incredibile. Questo è uno degli articoli. Sembra, che ne so, libero. Sembra libero. O sembra l'articolo del TG1, il servizio del TG1 che non ho detto condannato a dell'Utri. Oh, passiamo al calcio. Queste è prima degli eventi di sabato. Questi qui, vabbè, le persone del G8, del G20, che, no, del G20 che stava in Canada, si sono fermate. Ottavi di finale, grande festa argentina. Vedete le immagini, ma ve le ho fatte vedere anche dal vivo. E anche qui, questo e questo qui solo nella penisola, cioè nella regione di Santa Cruz, Buenos Aires. Un casino, una caciara. Fuerte Apache. Solo quando avevano vinto gli ottavi col Messico. Ancora qui Tevez, Argentina della mano di Tevez. Uruguay praticò rigori. E infatti qua dice si deve confrontare contro il Ghana il prossimo venerdì e praticò i rigori. Meno male, il Ghana probabilmente non l'ha fatto. Maradona arma il muro anti-Germania. Un muretto, insomma, è stato, eh. E anche qui, questa, qua, doppia pagina per far vedere Tevez. Non ci abbiamo altri giornali per dire dell'eliminazione dell'Argentina e del Brasile anche, del Brasile perché qui hanno fatto una festa incredibile. Quando è uscito il Brasile hanno festeggiato 24 ore e poi sono usciti anche loro. Noi d'Italia non parliamo proprio. La notizia della settimana è questa. Il torneo della UNPA tiene i suoi finalisti. Questi sono i due finalisti. No, questa è una cosa seria, eh? È una cosa seria. Questi sono i due finalisti. Uno e due di un torneo di tennis. Ora, non so quale dei due ha vinto. Mi sa che ha vinto questo qua, perché almeno c'ha i muscoli sui braccia. Guarda, guarda, questo è incredibile. È che non hanno fatto vedere gli altri. Non hanno fatto degli altri. E la foto spettacolare questa qui. Ma queste due persone dietro, questo che gioca col telefono. E questa ragazza, se è una ragazza, che c'ha le mani, sto annoiatissima. Questa è la foto più bella della settimana e quasi quasi quando torno a Roma me la incornicio. Chi avrà vinto dei due? Non lo so, secondo me Oscar Farias. Adesso un saluto a tutti quanti, vi voglio bene. Sono ancora vivo dopo aver preso la neve. Fuori la temperatura è lunedì però, non è domenica. Fuori la temperatura è di meno 7 gradi, o perlomeno era meno 7 gradi un'oretta fa, quindi potrebbe essere calata. Ciao.